Spiegare nei minimi dettagli come si produce un film, dalla scelta della storia a quella dei luoghi e degli attori, il backstage, le risate, le prove delle battute e infine il montaggio, la produzione e la distribuzione. Lo hanno raccontato a Rometta Marea davanti a un numeroso pubblico il regista Federico Mai e Carmelo Cambria, il cofondatore della 23esima Strada, società che ha prodotto i film Malamure e 2000 Passi. Sì, sicuramente prima nasce la storia, poi da lì è tutto un travaglio produttivo perché diciamo tutto il pacchetto si deve scomporre in pezzi che piano piano si devono andare a creare per poi arrivare a fare appunto, e poi ricomporre sì, certo. Quanto tempo abbiamo impiegato? Intanto parliamo dell'aspetto tecnico per realizzare questo film. Allora, il film è stato pensato già 7 anni fa, però concretamente ci abbiamo lavorato molto più intensamente dal 2019 al 2020, consideriamo che c'è 2022. Stata anche la pandemia, esatto, di mezzo, quindi ovviamente la quello... pandemia, gli aspetti burocratici che ci hanno fatto perdere anche quelli un sacco di tempo, finanziamenti, la costituzione della società, perché prima eravamo associazione e via dicendo, sono passati 7 anni. A moderare l'incontro organizzato dall'Associazione Sagittario in collaborazione con il Movimento Rometta Sei Tu, Elga Corrao, che oltre a evidenziare il lavoro dei due giovani filippesi ha sottolineato come attraverso questi film si promuove un intero territorio.